Ben trovata, cara Dalila, come stai innanzitutto? Stiamo. E tu come va? Io oggi bene, sono un po' assonnata perché arrivo da Milano, ho fatto questa follia, ma insomma, meglio che non ne parliamo. Ah, Sappi che in e non mi questo sei momento. venuta a trovare? Va bene, ma io avevo poche ore, guarda, vabbè, poi te lo racconto, la prossima volta vengo. Sappi che mi ha appena scritto un mio amico che mi ha scritto sul cellulare la donna che avrei voluto amare, sono sempre stato innamorato di lei. Quando ci vediamo poi ti dirò chi è. La tua salute come Ah, va? mamma mia. Ma non sarà il solo. La tua salute come va, cara Dalila? Va, però ne dobbiamo parlare perché è importante per milioni e milioni di persone come me che ne soffrono. Il dolore cronico a seguito di un incidente in piscina, ogni volta te la rifaccio questa domanda perché poi stai, insomma, costretta a stare ferma, ti muovi con grossa difficoltà, devi farti aiutare per ovviamente contenere il Morfina e dolore. tanti altri. Ma la morfina che effetto ti fa? Beh, non ha l'incipiente che è quella che dovrebbe dare quell'aria un po' stonata. La morfina abbassa la soglia del dolore e fino a un'ora, due, ma non di più. Sono Ok. palliativi. Sono palliativi. Allora, Mon Amour, ti faccio vedere questo tableau o tavolozza di personaggi che hai conosciuto nella tua incredibile vita, perché molti di loro sono stati anche. Manca qualcuno, ma insomma. Ecco, Vabbè, ma ogni tanto ci racconti qualche tassello perché noi abbiamo bisogno anche un po' di sognare. Guarda, diciamo che immaginarti con Andy Warhol mi mette tanta allegria. E c'era Carlo Ponti, ovviamente, marito di Sofia tanta. Loren. Ecco, dov'eri e che facevi? Ma guarda, io ho incominciato veramente. Passando di cotte di crude, ho fatto uno slalom tra delle persone terribili, quelli che vogliono ovviamente sfruttare le ragazze, e poi trovare un buon agente. All'epoca, negli anni 70, non ti dico cosa. Poi ero una persona con una grande educazione, forse l'ho sempre avuto un amore per me stessa, per cui io scappavo sempre e vivevo in una pensioncina dove costava 2000 lire, insomma, a notte. Ma a Milano questo o a Roma? A Ma Roma. a Roma. E non mi proprio ero una che se uno si azzardava a mettermi le mani addosso o mettermi anche, tipo c'erano dei fotografi all'epoca che dicevano dobbiamo fare il book e invece poi ti volevano nuda. Ma ce n'è talmente tante cose mi sono successe quando tu non arrivi a 19 anni. Non hai una lira e dovevi ovviamente tirare avanti. Peraltro tu. Mangiavo baci perugina e rosette. Pane e cioccolata, come il film di Sì, Manfredi. pane e cioccolata, brava. certo, il grande Manfredi. Grande Nino. Senti, peraltro un po' di queste vicissitudini ce le hai raccontate perché mi ricordo che la prima volta che hai subito molestie avevi 6 anni, tu e tua sorella, e loro erano due figli, 17 e 20 anni, se non erro, di amici della tua famiglia. Quanto ti ha. Molto stretti perché la figlia che era più grande lavorava con mia mamma negli alberghi e a noi i genitori ci hanno preso, mia mamma li pagava ovviamente perché ci accudissero in campagna. E purtroppo devo dire solo il pensiero, scusami, ma mi si chiude proprio qua.
La violenza è terribile, soprattutto a una bambina come me, piccola, che mi venivano a rapire nel letto e fare queste orrende cose tutte le notti. È stata una cosa devastante. Ma quante volte è successo prima che tu hai raccontato, tu e tua sorella avete raccontato quello che facevano? A Corina, la nostra. No, mia sorella a un certo punto l'hanno portata via perché è andata a fare un campus in montagna, non so. Io sono rimasta sola ed ero proprio vittima di queste due Ma persone. Poi quanto erano un. tempo sono durati questi abusi? 2 o 3 mesi. Due, E a questo. Però la mamma dei ragazzi se n'è accorta. da cosa? Nell'accorgersi, ovviamente, adesso in televisione non mi va di raccontare, ma insomma, alla fine, io piangevo e mi attaccavo alle vesti di questa signora. E poi, insomma, lei non mi lasciava più sola, mi teneva a letto con lei, però è stato un trauma allucinante. Dalila, pensiamo alle cose belle della tua vita, perché poi tu hai questa grandissima dignità nel raccontare tutto e sei una persona priva di rancore, che è un tratto molto bello e molto Sì. dolce del tuo carattere ed è il motivo per il quale poi ti si vuole sempre bene, anche se le ingiustizie che hai subito, le Ci violenze e le sono. ingiustizie, anche le ingiustizie della vita, sono tante. Ti faccio rivedere quando nel 1978 parlavi della tua bellezza in un TG2 Odeon. Metto gli Senta, occhiali. lei è bella ovviamente, ma devo dire molto bella, Grazie. si immagini. Questa sua bellezza è stato tutto per cominciare a fare il mestiere che fa. Direi, sì, Perlomeno quando si cioè, comincia. cioè non è solo quello, cioè, però è molto importante, direi per una donna è molto importante. Qualsiasi mestiere faccia. Dalila, sei sempre bellissima, ma anche qui ogni volta che ti rivediamo pensiamo proprio alla più bella di tutte. Non, è difficile fare classifiche, però Che veramente. gioia, grazie. No, è così, è proprio Ma ci sono tante sconvolgente. belle donne. E peraltro, scusami, Dalila, tua mamma era molto punitiva con te, cioè non era una donna che ti incoraggiasse, così perlomeno Ah, ce l'hai raccontata. Perché secondo te? sì, ma io credo che nella sua famiglia 8 figli deve aver patito tante cose che alla fine non è stata capace, diciamo come me, di risolvere questo problema. E poi non so, ha avuto un'infanzia molto dura, credo, la guerra. E poi aveva un carattere, aveva un vero, vero carattere duro, era veramente come stare in caserma a È come una catena di casa. dolore, E, no? ed Dai suoi, era. dai nonni a lei, da lei a te, no? Non si rimane come intrappolati in questo dolore, Sì, poi probabilmente. il pudore che c'era una volta, non si parlava di certe cose. E purtroppo anche questa cosa che mi era successa l'ha saputo la mia tata, che era Corina, una signora simpaticissima, e gliel'ha detto la mia mamma. E da quel giorno non li abbiamo più visti in questa nostra casa, questa famiglia, insomma. Però Non, pensate e mia mamma non ha potuto dirlo che nessuno a mio denunciò, papà. cioè queste persone sono andate a fare danni altrove, purtroppo, temo, perché nessuno ha denunciato. Ma credo che la mamma stessa, o non so, di questi ragazzi qualcosa abbia fatto. Però guai a dirlo a mio padre perché era un pugile. E passavamo i guai. Perché lui avrebbe reagito in un modo violento, secondo te?
Ammazza, l'avrebbe ammazzati. La vita è complessa, cara comunque, mia. I luoghi della tua infanzia, guarda, te li faccio rivedere. Poi tu sei rimasta incinta a 15 anni, quindi immagino quando sei tornata a casa col pancione. Ce lo racconti, appena vista questa clip, era Sereno Variabile e tu sei nella tua Udine, nei luoghi dove sei cresciuta. Sono dei vini del Friuli che veramente vale la pena di conoscere. Non credo, ho sentito, questo è bellissimo. Poi non parliamo dei contadini quando vai in queste loro case, come io ci andavo da piccola con mio padre a comprare le piccole damigiane che ti porti a casa, ed erano veramente il massimo. Trovo che è molto bello per me ritornare in questi posti, ricordare la mia infanzia, che mi è molto cara. Ecco, non so, gli altri magari vengono qui come turisti, ma però per me è sempre molto emozionante. Tu non sei di qui, vero? Sì, sono di qui, ma però di Udine. Passavo tutta l'estate sia qui a Grado che a Lignano. Ogni volta che vengo qui mi sento emotivamente coinvolta. Sarà perché mi ricordo tutti i miei momenti belli che ho passato qui da bambina. Cosa ti disse, cosa ti dissero mamma e papà quando hai raccontato loro che a 15 anni poi ti sei sposata e aspettavi Christian? Guarda, una catastrofe. Io, siccome sapevo che mia madre era mano lesta, vuol dire che stavamo sempre con la mano alzata quando ci passava vicino. Perché? E lei rideva e io e mia sorella eravamo sempre ossessionate. Perché vi picchiava. Ovviamente con questa sorpresa era anche troppo anticipata, così come idea. E poi mia madre, essendo una businesswoman, aveva contatti con tutto questo mondo, insomma, degli alberghi. Per lei è stato uno scandalo. Per mio padre un po' meno. Ma per lei, ecco, io non ho più voluto tornare a casa, sono rimasta a casa del mio compagno e sono andati loro a dirglielo, perché io avevo paura che mi ammazzasse. Poi piano piano sono entrata, sono rimasta fuori dalla porta e guardavo mio papà e mia mamma che mi parlavano. E ovviamente erano affranti. Però invece poi è stata la più grande gioia della loro vita. Immagino. Christian non c'è più, come sappiamo tutti, da quando era poco più che ventenne, insomma aveva 22 anni, era il 1991. E, lo vogliamo ricordare? Come descrivere questo immenso amore? L'unico. E posso dirti che sento ogni volta questi incidenti che muoiono i ragazzi per strada. Ne parleremo poi di questo, dell'educazione stradale, della consapevolezza e del rispetto che ci vuole quando si guida un mezzo, un'automobile, un motorino. Che quando sono un po' indisciplinati alcuni e altri invece che guidano non guardano, e poi c'è di mezzo la droga. Per me il diavolo di questa era è la droga, perché vanno fumati in giro con le motociclette. Bisogna stare molto attenti, veramente, ormai prendiamo la vita così come... Ma i genitori non sono accorti, io ero invece molto... accorta, diciamo. Aveva 5 moto Christian, non ha mai avuto un incidente e purtroppo è morto in macchina di un suo amico, e purtroppo quelli che sono stati, ahimè, i responsabili di questa catastrofe che mi è arrivata addosso, diciamo, era dell'ambasciata filippina, la macchina rubata da uno che spacciava droga,
E io mi sono ritrovata senza mio figlio perché questa macchina gli è andata proprio addosso dalla parte sua che era seduto. Dopo tanti anni, Dalila, il dolore e si... E sono scappati. Il dolore si... Ecco, pure questa amarezza. Dopo sono passati più di 30 anni, il dolore si lenisce, si addolcisce o resta comunque quello del primo giorno? Beh, io ogni giorno guardo, c'ho la sua foto dove quando mi alzo gli parlo. Sai cos'è? Che devo dirti la verità, che è molto dura seppellire un figlio. Cos'è successo a me? Perché mi è morta prima mia mamma, poi mio papà e dopo Christian. Io ho visto sia mia mamma che mio papà e li ricordo così, nella bara, ed è una cosa orrenda. Non riesco a vederli come erano. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Non ho voluto vederlo neanche morta, perché credevo di morire. A quel punto io ho avuto degli amici molto cari vicino, che quando ho voluto salutarlo mi sono messa una cosa nera negli occhi, un mio amico mi ha accompagnato, gli ho baciato la mano e il suo naso, non l'ho visto e per me è stata una salvezza. Perché così? Perché non me lo ricordo per niente. Nel dolore, certo, perché così niente. La sua immagine è quella... Ma io penso che sia andata a fare un viaggio, capito? Del bellissimo ragazzo che hai cresciuto, che hai amato, che ti ha amata. Lo capisco molto. Ma... Dalila... Veramente consiglio a tutte le mamme di non vedere questa cosa. Perché veramente ti rimane, veramente a quel punto è molto forte la cosa. Il dolore è insopportabile, io credo. Io invece penso che sia andato a farsi un bel viaggio. Ma lo penso anch'io, sai Dalila, lo penso anch'io e riparlandone lo ritroviamo qui, anche se io non l'ho mai conosciuto, però delle volte che ne hai parlato e delle foto che ho visto posso immaginare quanto amore e quanta dolcezza ci fosse in lui per te e in te per lui. Dalila, tu hai amato molto nella tua vita e sei stata molto amata. Qual è la persona che secondo te ti ha amato di più? L'uomo che ti ha amato di più? Dovresti chiederlo a loro, ma per quello che ho sentito io, diciamo tre persone che non sono attori, perché io non amo tanto gli attori. E per cui sì, ci sono tre persone che mi hanno veramente voluto molto molto bene, mi sono stati vicino proprio nei momenti più... E quello, soprattutto uno. E quello vuol dire voler bene, stare vicini nei momenti più complicati. È diventato un fratello. Fra gli attori... E qua ne abbiamo diversi, vi faccio vedere Alain Delon nella meravigliosa scena della piscina con Romy Schneider e poi ci racconti com'era Alain Delon. Perché... E meno, con lui non si vede. Come? Come con lui non si vede? In che senso? Nel film che abbiamo fatto insieme. Ah no, no, questa è la piscina in cui diciamo sta in tutto il suo splendore, quel film che avete fatto insieme non ho i diritti, temo. Vediamo la piscina. Jean-Paul! Thank you.
Allora, premetto che qui tra Laura, Elena, chiunque di noi avrebbe voluto essere Romy Schneider in quella piscina. Esatto. Faccio un abstract, Dalila, perché tu hai avuto anche una vita meravigliosa. Aspetta, fammi finire. In questo tableau tu hai detto di sì a Alain Delon, Jack Nicholson e Robert De Niro, e hai detto di no a Gigi Arghir, e vorrai poi un giorno capire perché. Ma partiamo da Alain Delon. Come no? Allora, diciamo che è un bel fiol questo Alain Delon. Bellissimo, devo dire, carismatico anche. È bella Romy Schneider in questo film. Ho un ricordo meraviglioso con Alain. Pensa, era piuttosto severo sul set, pretenzioso sui suoi, diciamo, persone che le collaboravano vicino a lui. Era molto severo, mi ricordava mia mamma qualche volta. Ah, un transfer psicanalitico assurdo, però, scusami. No, perché aveva una certa... con il figlio, ad esempio, una colazione, lo sgridò in maniera un po' troppo eccessiva. Ma infatti il figlio è venuto nostro ospite. Trovo giusto. Infatti il figlio è venuto nostro ospite, Anthony, e ci ha raccontato, insomma, di questo rapporto molto complicato, anche di un padre quasi cattivo che lo mandava la notte a fare i giri per il fuori casa, anche se lui aveva il terrore. Invece con te è stato affettuoso, cioè è un uomo che sa amare. Affettuosissimo. Capace di amore proprio? È una persona... Ma io in quel periodo stavo con un uomo, insomma, e c'è stata una liaison strana, ma non proprio perché ero... Io sono monogama, non riesco a mettere il piede in due staffe. Troppa confusione. Però io so dal portiere, di notte... dell'albergo, che lui girava sotto l'albergo tutte le sere sperando di trovarmi, di prendermi in qualche maniera. Siamo andati a fare un film a... oh madonna, adesso non mi viene il nome. Vabbè. Non a Parigi, beh, è un famoso posto. Dov'è? Non ti preoccupare. Dove hanno girato milioni di film. E lì avevamo una suite che si combaciavano con le porte, insomma, si aprivano e si chiudevano. Che peccato! si fa? E poi una notte me lo sono trovata dentro il letto, ovviamente. Ah, cioè così lui tranquillo è entrato? Mannaggia. E tu che gli hai detto? No, dentro proprio le lenzuola, io ero per la doccia. E io sono uscita per andare a letto. E che gli hai detto? Buongiorno. Io ero così imbarazzata che a un certo punto gli ho detto... Lui aveva una sorta di capatoio che gli donava moltissimo. Era nudo sotto. Gli ho detto... E io ho detto, che bell'accappatoio che hai. Abbiamo divagato sull'accappatoio. Sei andata sull'accappatoio, giustamente. No, mi ha lanciato un bacio e devo dire che... tanta roba, insomma. Però io sono stata molto... Ci sta facendo sognare. Sei stata molto... Alla fine non ho ceduto, anche se c'è stato baci e baci, ma vabbè. Poi... Vabbè, dai, vogliamo sapere altro. Col senno del poi forse posso pentirmi. Va bene, capisco. E dopodiché a me, io al massimo trovo il gatto dentro il letto, tu hai trovato la non, va benissimo. Tu vuoi che trovate nel letto? Io, il mio compagno, mai a Lendelon. Mai a Lendelon. Allora, vi faccio vedere questa meravigliosa clip di Renato Zero e di Loredana Bertè, perché tu sei stata anche testimone di nozze di Loredana.
Mi vendo e stai bellissima, sì. Vai. Dalila, mi ricordo questo aneddoto meraviglioso di Renato Zero che girava per Roma con una gallina al guinzaglio. Giusto, erano anni. Guarda, fantasmagorici. Non potevano che diventare famosi. Mm. Perché il coraggio di andare in giro con una tutina nera, magro, magro. E aveva una sorta di radio mega. A tutto volume con una gallina al guinzaglio, no, a Piazza di Spagna. Che bello. Ci credo. Ciao Renato, ti vogliamo bene. E io scendevo perché io lo amo, è il più grande che c'è, lo adoro e mannaggia che non ci sentiamo adesso. Però io ho un grande, bellissimo ricordo con lui. Una sera eravamo in giro con la sua bella macchina. Tante sere uscivamo, avevamo un rapporto meraviglioso. E a un certo punto vedo Mac Dillon. Ah! Che camminava da solo per strada, era abbastanza tardi. Allora gli dico a lui, guarda che questo è un attore americano. E beh, prendiamolo su, portiamolo a casa. Allora si è avvicinato con la Rolls e io in inglese gli ho detto, mica vorrai un passaggio per caso? Lui si è abbassato e si è appoggiato al finestrino dove c'era Renato, no? Io sono rimasta, aveva una voce molto grossa, cioè non te l'aspetti, insomma, un vocione proprio. E alla fine Renato mi dice, fallo salire, fallo... sì, gli ho detto, you want to come with us? E fa, ho già pochi metri, ho già la stanza qui. L'albergo. Però mi ha fatto piacere conoscervi. Immagino. E lui non sapeva che eravamo noi, ovviamente. Certo. Senti, ma però mi devi togliere questa curiosità. Allora, con Nicholson c'è stata una storia che è durata 10 anni, ci hai detto, persona molto carina. Preferito. Robert De Niro, perché l'hai lasciato? Perché comunque Robert De Niro... Dalla Delon. Perché, diciamo che è il mito mio del cinema, come grande attore. Però è stata una delusione viverlo perché io purtroppo sono contro la droga, ahimè. L'ha detto. Giustamente. E lì era un periodo che, insomma... Ne circolava con lui. C'è dava dentro, insomma. Ok, e quindi tu a quel punto hai deciso di... No, io non so parlare, non so comunicare, non so... Io sono lucida, sono gioia della gioia di essere lucida. Quindi tu hai visto lui con delle droghe e te ne sei andata? Così?
Beh, un po' più lunga, insomma, non posso raccontarla. Va bene. Se Robert De Niro poi vuole dire qualcosa, noi siamo a disposizione, ovviamente, ove mai voleste replicare. Ma perché a Richard Gere hai detto di no? Gli faccio gli auguri che... Gli faccio gli auguri che è diventato papà a 80 anni. Vabbè, come diceva la famosa battuta, gli uomini fanno Chaplin, ha fatto figli fino a 80 anni, ma non ce la faceva a tenerli in braccio. Senti, ma perché Richard Gere ha detto di no? Perché? Guarda, lui lo conosco che non era famoso, faceva teatro. Però è sempre e bello. E con Zeffirelli? Bello come il sole. Zeffirelli andavamo a cena tutte le sere con lui quando finiva teatro. E io gli ho detto a Zeffirelli, questo diventerà qualcuno senz'altro. E lui mi ha detto, ti pare che sono qui tutte le sere a parlare con lui? Perché voleva proporgli una cosa che lui non ha fatto poi. E devo dire che l'ho conosciuto in quel momento ed era carino, innamorato di un'attrice che faceva in quel periodo teatro con lui ed era dolcissimo con questa ragazza. Ah, ok, quindi non poi, è che... Non ti ha corteggiato, quindi era fedele? No, perché aveva questa fidanzata. Cos'è successo? Anni dopo è venuto a Roma ed è andato da Zeffirelli. E a Zeffirelli gli ha detto, dove è Dalila? Immaginavo. E allora lui gli ha detto, ma viene senz'altro. E insomma mi hanno invitato nella villa di Zeffirelli e io l'ho rivisto. Che mi hanno detto vai che in piscina quando sono entrata, no? Lì sull'Appia, e io certo. Sono arrivata in sono arrivata in piscina ed era nudo come Dio l'aveva fatto anche lì. Oddio, che fortuna! Allora un po' un attimo imbarazzata, non sapevo dove guardare. Poi gli ho passato un pareo. Giustamente gli ha detto copriti. E lui fa... No, perché insomma... Non si fa, certo, giusto. Ma insomma, non è che sono bigottona adesso. Vabbè, però... Ma mi ha messo in imbarazzo, ecco. E aveva appena fatto American Gigolo. Vabbè, ma allora scusami però... Cioè... resistente lei, eh? Va bene, quindi diciamo questo approccio un po' troppo diretto non ti è piaciuto. Senti, ti faccio vedere. No, poi ci siamo visti, rivisti e tornati a rivedere tante di quelle volte con Bernardo Bertolucci a cene di qua, di là. Come io e Cannoretta, sempre. Quando veniva a Roma mi chiamava. E alla fine lui mi ha detto, ma perché non vieni con me? E io gli ho detto, ma guarda, ti voglio un bene pazzo, ma non ce n'è. Ma per quale motivo, mi diceva? Per quale motivo? No, sei un bel ragazzo. Lo domando pure io. Perché? No, come ho detto all'inizio, non mi piacciono gli attori. Va bene, basta. Senti, allora, avremo tante altre cose di cui parlare. Ti dico solo che hai lavorato, ricordo solo che hai conosciuto Bette Davis, che è sempre il nostro tableau, in un film epocale che era Lo scopone scientifico con Silvana Mangano, regia di Comencini. C'era anche Albertone e Albertone ce lo rivediamo in questa clip, così, perché ci riporta insomma un po' anche al nostro mondo di romanità. Un po' più terreno, un po' più italiano. Abbiamo volato troppo alto, Albertone. E va. E sì, ce devi andare. Tanto si tanni scogni dietro a un vetro. La mano c'hai davanti e un'altra dietro. E va. È inutile che stiamo a litigare, tenendosi abbracciati stretti, che
e tanto prima o poi ci andiamo tutti a quel paese, tutti a quel paese, tutti a quel paese, tutti. Oh, ma tu che fai, non vengo? Chi è? Oh, ecco, ben vengo, per forza. Tutti a quel paese, tutti a quel paese. Super capolavoro qui di ovviamente ironico, di Alberto Sordi. So che lui è stato molto carino con te, molto protettivo, ce l'hai raccontato. Però prima di salutarci... Ma credimi che è un grandissimo... Sì, lo so, lo so, lo so. Come perché... Come tutti gli altri. È intelligente, poi è speciale. Voglio soltanto chiederti una cosa su Gianni Agnelli, che ti faccio rivedere in questa intervista a Enzo Biagi, perché comunque... vale la pena di riascoltarli. La solitudine, non voglio dire che la amo particolarmente, ma non mi ha mai preoccupato, insomma. Passo la vita sempre in mezzo a tanta di quella gente, per ragioni professionali, che se devo star solo non mi preoccupa, ma mi pare che lei qui pensi ad altro. Solitudine, ci sono delle senso, decisioni tocca a me, che prendi da solo. E tocca se solo a lei. Quello non c'è dubbio. Diciamo, come dicono gli americani, quando si passa il secchio, cioè uno a cui alla fine si ferma, dice lì si ferma il secchio, te sta a decidere. Evidentemente ci sono delle decisioni in cui ci si aspetta l'ultima parola da me, anche se sono state istruite, anche se la decisione ha già molti pareri pendenti da una parte, però l'ultima parola aspetta, in quel momento uno è solo, è chiaro, ma anche, è la tua funzione di essere solo, te lo chiedono perché sei solo. Cosa teme di più? La malattia, la vecchiaia o la solitudine? No, la solitudine qualche volta mi piace. La vecchiaia cosa vuol farci? Non c'è che ad accettarla, fa parte della condizione. Ma la malattia, la vecchiaia, anzi diciamo anche la vecchiaia è una carogna, diciamo, ma non c'è che ad accettarla. E la malattia è terribile, può essere terribile. Ci hai raccontato, Dalila, dei vostri incontri, ti veniva a prendere con l'elicottero. C'è una domanda però che voglio farti, secondo te, siccome è risaputa questa battuta dell'avvocato Agnelli, lui diceva l'amore è dopo i vent'anni, voleva fare una battuta. L'amore dopo i vent'anni è una cosa da cameriere, ma era davvero così cinico o invece... No, lui... Io l'ho sempre detto che era un uomo cinico, divertente, diciamo che si è divertito tanto, ma ecco, io nei suoi confronti avrei fatto un'altra Italia con la potenza della sua azienda, l'avrei fatte tutte le sue fabbriche al sud, mai Tante al Pomigliano. Nord. Senti. Questo per me... È stata una mia idea e magari mi sbaglio. Poteva aiutare di più. Però dici. Ecco, nel cinismo io parlo verso i figli, cioè nel senso, era un uomo che godeva, era molto divertente lui. Ma era anche era felice secondo te? Era anche felice o si divertiva e basta? Sono due cose diverse. A volte l'ho visto triste, e a volte goliardico come non mai. Una volta eravamo in barca, eravamo in Corsica e io poi gli avevo chiesto se mi lasciava a Saint-Tropez. E ero giovane, avevo 20 anni. E lui faceva il bagno nudo, solite storie. E poi, siccome lui aveva il telefono, che noi nessuno ce l'aveva, proprio neanche lontanamente, voleva goliardicamente scioccare, sentire come ci rimanevano gli altri che aveva il telefono in barca. Beato lui, vabbè. E allora mi diceva, chiama una tua amica, chiama quelli che ti devono venire a prendere al porto di Saint-Tropez, vabbè, li chiamo se vuoi, e però gli devi dire che sei in barca col telefono, perché allora non c'era proprio, Vabbè, quindi questa... E io ho chiamato, no, aspetta, io ho chiamato e lui ha acceso per ascoltare, aveva voce,
la sorpresa di questi dice: dove sei? In barca? Sto telefonando dalla barca. Come dalla barca? Allora lui si sghignazzava, si gonfolava di questa cosa che non è vera. Vabbè, sì, va bene. Senti, amica mia, prima o poi ci incontreremo anche di persona. Nel frattempo volevo dirti che abbiamo citato Loredana Bertè e c'è una canzone che ti vorremmo dedicare, ma Loredana Bertè si lega anche a Elena, che ha scritto questo libro meraviglioso, che secondo me ti piacerà molto, dedicato ai capelli. Perché? Perché ho scritto questo perché libro? Perché Loredana Bertè si lega al tuo libro? Certo che si lega, per tante ragioni. Primo perché quando questo libro io l'ho scritto perché ho capito che i capelli sono un fatto importantissimo che gode di bruttissima stampa, nel senso che siamo abituati a vedere, a pensare i capelli come qualcosa di effimero, come qualche cosa legato alla nostra vanità. In realtà la vanità nasce maschile. Cioè anche le parrucche. Peraltro, scusami, Sansone e Dalida, Sansone aveva i capelli lunghi, da lì derivava la sua forza, esatto, no? Esatto. Ma infatti sono molto proiettivi i capelli. Sì, sì. All'aria sì. Sparsa. Assolutamente. Però tu hai... posso dire una cosa? Sì. Scusami, sì, per me sì. Io in America ero andata con questi capelli pazzi, bagnati, strani, che mi guardavano tutti per strada. Non e solo per i capelli, potrei con dire. Richard Avedon, che era un... No, ma io portavo questi capelli pazzeschi, selvaggi proprio, è no? È vero, ero famosa lei ha per i capelli. Eh sì. E mi ricordo che quando mi chiesero di fare una cosa con Avedon, Richard Avedon, le famose foto con lui, e... io speravo che avesse capito che questo capello selvaggio, come li lasci, non col bigodino, i bandeau, questo contrasto con l'alta moda e questa donna selvaggia fosse una chicca, insomma. Sì. Invece io poi ci litigai perché mi fece il solito bandeau, le cose classiche. Hai litigato con Avedon. E ho lasciato il set di Avedon. Vabbè, ti rendi conto? Hai fatto amore, bene. Quello che si fa distinto e per la libertà va sempre bene. Ma certo. Però tu, Elena, racconti che eri a Sanremo e vedevi i famosi capelli blu di Loredana in un momento particolare della tua vita. Sì, era un momento molto particolare perché lei stava coi capelli blu e tra l'altro i capelli blu di Loredana a Sanremo sono stati i capelli del suo grande ritorno e della sua grande... Non so quante vite ha avuto Loredana, ma insomma di un'altra porzione di vita vera, no? Cioè ha avuto grande successo con questi capelli. I figli di Loredana, era figli quello, di no? Loredana, ma non capelli da matta, capelli che avevano una personalità ed erano giusti in quella stagione della vita di Loredana. E io li stavo per perdere perché ero inviata a Sanremo e dopo, l'ultimo, cioè, quando sono tornata, io avrei incominciato una terapia oncologica. E quindi i capelli sono stati un fatto molto importante che ho capito che sono, cioè che sono molto più importanti di quello che pensiamo perché quando li perdi capisci che perdi un pezzo di corpo, non perdi qualche cosa di effimero, cioè è qualche cosa di effimero che appunto ha fatto fuggire Dalila Di Lazzaro da Avedon. Perché non rispettava i suoi capelli e i suoi capelli avevano una forza vera. Certo, rispetto ad Avedon le sue immagini erano proprio molto più patinate, più plastiche. Era forse un incontro che doveva essere, non so, me lo immagino... Proiettiamo tante delle nostre nevrosi, si dice che quando una donna è nervosa si taglia i capelli perché vuole cambiare vita, no? Un grande classico di noi ragazze. Sì, assolutamente. Io se ho i capelli corti mi sento mutilata. Altre col capello lungo si sentono soffocare. Perché secondo te? Ma perché i capelli davvero appartengono alla... Allora, intanto i capelli sono ancestrali. I capelli sono una parte del corpo, l'unica parte del corpo che è stata associata al divino, al mistero. Cioè, c'è un mistero nei capelli che è dovuto anche al fatto che appunto muoiono e rinascono in continuazione. Hanno una vita indipendente da noi ed è per quello che
secondo me, Serena, i capelli, a volte dici, questi capelli che non stanno come dico ci io. Ci irritiamo sul capello. Hai capito? Ci sfoghiamo anche ci le nostre sfoghiamo, nevrosi. Però so. Perché fanno parte profondamente del nostro corpo ed è l'unica parte che tu con il cioè l'unica parte che noi possiamo permeare a piacimento e quindi che tu li metti in piega, che tu li porti spettinati, che tu li porti blu, rossi o biondi, sempre rivelano almeno quello che di noi vogliamo rivelare. O ci proviamo. E comunque sono una biografia aperta. Pensate quanti temi, si tirano fuori, appunto, questo all'aria sparsa, libro sui capelli, Dalida approva pure Scanu che con i suoi capelli. Io ce l'ho sempre ordinata, a differenza di qualcuno. Io lo ce l'ho sempre disordinata. Canta, canta che sa cantare bene, in onore di Dalida, di tutte le ragazze, di tutte le donne. Dedicato, vai. Hai suonatori un po' sballati, hai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Hai dimenticati, a Playboy finiti e anche per me. Di canzone non può mica finire qui, manca giusto un'emozione dedicato all'amore, lascia che sia così. Ai miei pensieri, a come ero ieri, anche per me. Ai miei pensieri, a come ero ieri, anche per me. Grazie a presto, a presto. Buon estate. Anche a te. Come sai al telefono, i primi telefoni, quando uno non senti, sembra parlare al telefono, magari con l'America e urlavi perché credevi che non ti sentissero. Ma io pure oggi con mia madre. Come pure ora con tua madre, vabbè, va. La banda dei matti. Ladies and gentlemen.